le nostre città d'arte, respirare l'atmosfera dentro a una basilica, danzare in armonia tra le statue di un museo assieme a persone che affrontano il difficile percorso di una malattia. Tutti questi sono strumenti per stare meglio, perché la bellezza, nel senso più ampio del termine, è davvero uno strumento per un cambiamento enorme, anche biologico, che qui in Italia dobbiamo ancora iniziare a comprendere e mettere in atto. L'Italia è un luogo ricco di meraviglie. Ogni giorno noi italiani viviamo immersi tra le più grandi opere d'arte e di architettura del mondo. Capolavori creati dalle sapienti mani di Raffaello, Bernini, Borromini, Caravaggio, Michelangelo. Che la bellezza possa essere un farmaco naturale da utilizzare per curare mente e spirito è cosa conosciuta e studiata in Europa e nel resto del mondo. Un po' meno da noi, anche se qualcuno ha iniziato a lavorarci seriamente, scoprendo che nei nostri corpi, di fronte alla bellezza, si realizza una piccola magia. Ad esempio, nel 2018, una ricerca dell'Università di Bologna, guidata da Enzo Grossi, ha effettuato un test a circa 100 persone che salivano in cima alla cupola del santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo. Grazie ad un campione di saliva hanno misurato il livello di cortisolo prima e dopo l'esperienza e il risultato è stato sorprendente. Dopo 2 ore di contatto con la bellezza, il livello di cortisolo delle persone era crollato del 60%. Parliamo del cortisolo, l'ormone dello stress, uno dei killer silenziosi delle nostre difese immunitarie. Lo stress determina questa produzione esagerata di questo ormone cortisolo che, quando viene prodotto per tempi molto brevi, non dà particolari problemi. Ma quando questo stato di stress perdura per molto tempo, va a danneggiare addirittura dei neuroni del cervello. Il cortisolo di colpo crollava di fronte alla bellezza. Sì. Perché? Si ritiene che sia l'ormone ossitocina a entrare in gioco, che è chiamato l'ormone dell'amicizia. Cioè l'increzione di ossitocina nel nostro cervello ci rende più disponibili a avere un'empatia con una persona che ci sta vicino. E l'ossitocina sembra che si interferisca con la produzione di cortisolo attraverso un'inibizione dell'ormone che stimola la ghiandola surrenale, cioè la CTH. Ghiandole, sfide tra ormoni, benessere. Non sono suggestioni, ma scienza che studia cosa succede quando ci immergiamo nella bellezza per aiutare il nostro organismo contro lo stress, la depressione o le malattie neurodegenerative. L'ossitocina che abbatte il cortisolo, la bellezza come strumento per la cura di noi. Voltaire diceva: ho deciso di essere un po' più allegro perché mi hanno detto che fa bene alla salute. Camminando per Firenze, la città d'arte per eccellenza, l'emozione la senti come una marea che sale dentro di te, lenta e inarrestabile. Poi arrivi qui, come Stendhal nel suo viaggio in Italia all'inizio dell'Ottocento. Arrivi alla Basilica di Santa Croce. Entri scorrendo a fianco a tombe di personaggi illustri, riempiendoti lo sguardo di dipinti e sculture. Ed infine arrivi, come lo scrittore francese, nella Cappella Nicolini. E mentre Stendhal usciva dalla chiesa, l'emozione fu talmente forte da fargli girare la testa e ce lo raccontò nel suo diario. Quando ho lasciato Santa Croce, il mio cuore batteva all'impazzata, la vita mi era stata tolta, camminavo con la paura di cadere. È stata definita la sindrome di Stendhal, una forte reazione del nostro organismo di fronte alla bellezza che colpisce le anime più sensibili.
quando lo stimolo di bellezza è eccessivo, poi si trasforma in un problema, perché ho avuto una riduzione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, che poteva essere benefica, ma se vado oltre cado per terra. Però questo è la dimostrazione palese. È la dimostrazione palese che c'è un effetto fisiologico, c'è un effetto tangibile. Il cervello è l'organo più complesso che abbiamo, l'organo che ha il controllo di tutte le nostre funzioni, della nostra vita. E la cosa pazzesca è che dobbiamo ancora scoprire tantissimo di questo meraviglioso mondo. Ma grazie alle nuove tecnologie è oggi possibile iniziare a misurare le emozioni che l'uomo prova di fronte alla bellezza. Nel 2014, per la prima volta al mondo, un team di ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma è riuscita a registrare e analizzare l'attività del cervello durante l'osservazione della scultura del Mosè di Michelangelo, il capolavoro che si trova nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. E oggi, per aiutarci a capire meglio, riproviamo l'esperimento misurando scientificamente l'effetto che ha la bellezza su di me. Oggi facciamo un esperimento di neuroestetica. Questo si chiama shimmer ed è uno strumento, un braccialetto per prendere, diciamo, il tuo ritmo cardiaco e la respirazione della pelle. Okay. Questo invece? Questo invece è uno strumento che si chiama MindTooth ed è per l'acquisizione del tuo segnale elettroencefalografico. E okay. Qui abbiamo proprio questi 5 elettrodi che vanno a captare la tua attività frontale. Quello che oggi ci interessa particolarmente è un indice che si chiama interesse e va a valutare proprio la tua risposta nelle EEG, quanto tu hai una tendenza naturale all'approccio o all'evitamento verso qualcosa, verso uno stimolo. Quindi ti chiedo di spostarti. Tutti questi sensori del team di Brain Science dell'Università della Sapienza, guidati dal professor Babiloni, servono per sbirciare dal buco della serratura nel cervello umano, per iniziare a capire come si muovono o ci muovono le emozioni. Stop. Iniziamo. Ti porterò verso il centro della chiesa. E allora inizio a camminare, senza poter guardare, per non anticipare nulla. Fino a quando mi trovo davanti ad una delle creazioni più incredibili mai realizzate dall'uomo, talmente viva che Michelangelo gli chiese perché non parli, e gli strumenti registrano tutto. Ma non basta essere davanti alla statua per connettersi con l'intensità dello sguardo di Mosè. No, per farlo davvero devi cambiare punto di vista. E quando incontri i suoi occhi, l'emozione riempie mente e cuore come non era successo prima. Spaventa, commuove e allo stesso tempo fa sentire più vivi, più forti, pieni di emozioni. Mi spiegate cosa abbiamo osservato e perché da punti diversi? Sì, abbiamo misurato la tua emozione e il tuo grado di interesse cerebrale di fronte a Mosè e poi ti abbiamo portato a incrociare il suo sguardo di fianco. Certo. Ed era molto più forte. E questa è l'attività che noi abbiamo registrato durante la navata, durante la visione di fronte, durante la visione di lato e durante la visione da lontano. Se tu vedi, c'è un punto che è quello del di lato, dove in realtà c'è sia un maggiore interesse cerebrale, ma anche una tua maggiore emozione. Ti sei anche emozionato di più. Sì. Cosa possiamo sapere adesso da tutte queste misurazioni, anche a livello scientifico? C'è una parte che non riusciamo a esprimere a parole. Quindi misurare la percezione di fronte a un'opera d'arte, per esempio in questo contesto molto, molto semplice, ci spingerebbe a dire che c'è una direzione dell'opera d'arte scultorea che non è valorizzata tantissimo. Quindi proporre anche da un punto di vista culturale e anche sì, diffusione dell'opera, anche modi diversi di approcciare l'opera d'arte. Tutti noi, a livello istintivo, capiamo che davanti a un'opera d'arte stiamo bene. Ma adesso iniziamo a capire quanto. A livello scientifico, ad esempio, tutto questo produce delle reazioni chimiche nel nostro corpo e queste reazioni sono palesemente benefiche. E abbiamo una triade
che io chiamo una triade magica di bellezza, felicità e longevità. La carenza di stimoli di bellezza, oltre a renderci più tristi, ci rende anche più esposti ad un decadimento sia cognitivo che fisico in termini generali. In realtà l'abbiamo completamente sottovalutato questo aspetto e solo recentemente, da studi che si stanno svolgendo, stanno aprendo questa nuova frontiera di immaginare che questo sia una modalità anche a bassissimo costo per migliorare lo stato di salute, direi fisica, psichica, ma anche salute sociale. Già da alcuni anni in Gran Bretagna, Finlandia, Australia, Belgio, lo Stato sostiene i costi di una prescrizione medica di pillole di bellezza. Si chiama Art on Prescription. I medici prescrivono visite gratuite ai musei per i pazienti affetti da stress, depressione o malattie neurodegenerative. E quindi un medico cosa fa? Comincia a prescrivere bellezza per curare. Per esempio, cioè cosa fanno? Cosa li mandano? Li mandano a vedere un museo? Li mandano con dei tutor a vedere dei musei particolari, dove si è visto che anche persone con malattia d'Alzheimer hanno ancora intatti i circuiti della bellezza, perché questi circuiti coinvolgono delle strutture del cervello arcaiche e queste rimangono ancora funzionanti nonostante che la corteccia cerebrale in alcuni pazienti sia danneggiata. Il senso della bellezza è mantenuto. Il processo è talmente importante che lo stanno strutturando in modo permanente. I medici prescrivono al paziente dosaggi massicci di musica, pittura, teatro, socialità e si avvalgono di professionisti che si chiamano link worker, figure intermedie che connettono il medico, il paziente e le associazioni che si occupano di arte, cultura, di natura, dello stare bene. Oltretutto tutto questo diventa anche economia, da un lato per nuovi posti di lavoro e dall'altra per un grande risparmio del sistema sanitario. Il governo del Regno Unito ha deciso che per il 2023 dovranno essere creati dei link workers per dare servizi a circa 1 milione di cittadini. E con questo loro pensano di ridurre la spesa sanitaria, perché in questo modo si risparmiano visite inutili, si risparmia la prescrizione inappropriata di ansiolitici. Il governo inglese ha deciso di investire in personale specializzato per poter prescrivere più attività culturali, sociali, olistiche e meno ansiolitici e antidepressivi. Che non significa la soluzione di tutti i mali, ma un importantissimo contributo nella visione ampia della cura del benessere umano. E noi che siamo il paese della bellezza, ossia con il più grande campionario curativo disponibile sul pianeta, come lo utilizziamo questo patrimonio benefico racchiuso in meravigliosi luoghi come i musei? Basta entrare nel Museo Civico di Bassano del Grappa per capirlo. Il nostro corpo, un'opera d'arte tutta da scolpire. Qui ad intervalli regolari entra uno speciale gruppo di danzatori. Si chiama Dance Well ed è un'attività che nasce con l'intento di promuovere la danza in spazi museali o contesti artistici e si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Nata nel 2013 dall'idea di un coreografo di livello internazionale, Roberto Casarotto, che ha connesso due universi pregni di intensità. Quello che emoziona, stupisce, colpisce è che è per tutti. Sì, la danza è un diritto dell'umanità e i giuristi ci dicono che è riconducibile al diritto di espressione. Quindi è qualcosa che appartiene a tutti e che tutti dovremmo in qualche modo provare. La danza è un'arte che si incorpora, ci permette di incorporare un senso di bellezza, di eccellenza. Quello che proponiamo a Dancewell è di non pensare a un modo giusto o sbagliato di danzare, ma di lasciarsi andare,
seguendo delle indicazioni molto precise, guidati da degli immaginari che vengono per l'appunto incorporati. È qualcosa di unico, in un certo senso, come quest'arte che ci permette di connetterci di più al nostro corpo. Proprio col corpo c'è una interazione, sento il mio corpo, no? Sento il mio corpo e allo stesso tempo faccio parte di un'esperienza collettiva. Con Dance Well si danza ovunque ci sia bellezza, in musei, gallerie, palazzi, parchi, perché questa pratica si nutre di meraviglia. Qui il contesto diventa stimolo creativo e fonte di ispirazione. Qui si crea una comunità inclusiva, dove assieme ad una danzatrice professionista ballano uomini e donne col Parkinson o con difficoltà motorie. Cosa produce essere in un luogo del genere? Produce l'impronta della bellezza nel corpo e l'idea di portarsela ancora dentro, nonostante crepe, malattie e ogni genere di prova che il corpo sopporta. E quando tu danzi in questo modo qua dentro, hai l'idea che il tuo corpo in qualsiasi forma sarà bello. E senti che ti fa bene? Sì, no, mi fa bene, mi cambia l'umore, mi cambia il modo con il quale affronto il resto della giornata. Un aspetto molto importante è che facciamo queste attività in un museo e ci riappropriamo di uno spazio che dovrebbe essere aperto, no? Che dovrebbe essere più fruibile che non... Di tutti. È un riappropriarsi di un bene. Il Museo Civico di Bassano si è aperto. Qui i ballerini di Dance Well hanno avuto la possibilità di ispirarsi alle statue di Antonio Canova, l'artista che pensava che l'arte e la bellezza fossero per tutti, che l'arte dovesse parlare al cuore di tutti. E vedere praticare la danza tra queste sculture perfette è un'emozione senza pari. Poi offrite Canova anche alla fruizione di persone che vengono qui per ballare. Sì, l'arte deve veramente, ha una potenza straordinaria, quasi taumaturgica. Dance Well ne è la dimostrazione, chiaramente. I musei devono aprire le loro porte, devono cercare di accogliere più persone possibili e il tema dell'accoglienza è un tema cruciale. È un tema di comunicazione nel senso proprio della trasmissione, della condivisione di idee, di contenuti. Quindi io sono assolutamente convinta che questa sia la strada giusta. È come se ci fosse questo potenziale immenso di bellezza chiuso tra le mura che di colpo esplode perché viene condiviso, formando una comunità fatta di arte, artisti e danzatori. E quando ti riconnetti con questo corpo, anche il giudizio degli altri forse diventa più facile, no? Perché invece quando hai delle difficoltà, delle fragilità, ti chiudi, ti nascondi al giudizio degli altri. Qui invece sei insieme a degli altri nella bellezza. Siamo insieme in uno spazio che automaticamente cambia il punto di vista. Entrare in un museo non è come entrare in una sala fisioterapica. Entri in un museo e sei avvolto dalla bellezza. Nel momento in cui attraverso la danza ti riconnetti al tuo corpo e ne scopri l'enorme potenzialità che c'è oltre la malattia, perché in Dance Well non lavoriamo sui limiti, lavoriamo sulle potenzialità e ce ne sono ancora tantissime. E sviluppare anche la consapevolezza di quello che c'è, riconoscerla in sé e riconoscerla negli altri, crea uno spazio veramente dove queste possibilità possono emergere e si sospende questo giudizio. Qui ognuno danza con il proprio corpo, qualunque esso sia, guidati da abili insegnanti che conducono le classi trasformando ogni limite in una nuova possibilità.
vino. Senti, c'è qualcosa che ti è rimasto dentro particolare negli incontri avuti in tutti questi anni? Vedere come delle persone che magari vivevano isolate tornano a vivere in una dimensione sociale, tornano ad avere degli amici, tornano a sentirsi belle. È molto forte quando qualcuno ti dice alla fine di una lezione: oggi mi sono sentita bella. Danzare senza filtri, senza strutture che tengono ingabbiati, sentirsi liberi di muoversi come vuole il corpo e la creatività individuale. Ballare sostenuti dall'altro che, come te, ha bisogno di sentirsi parte di una comunità, sentirsi belle e non solo, perché alla fine la magia arriva. Che farmaco prendi e per cosa? Prendo la levodopa, che il mio corpo ha smesso di produrre, la dopamina, perché ho la malattia di Parkinson. Con la danza si allungano gli effetti di questo farmaco. Il farmaco provoca delle montagne russe. Io con la danza posso, quando sono in fase di discesa della montagna russa, trovare il modo di muovermi lo stesso e persino bello, e questo salva dalla caduta del corpo, che tende poi a fermarsi, a rallentare, ad avere i problemi che questa malattia comporta. La danza è la forma d'arte che connette di più le persone e il corpo alla bellezza. Non hai bisogno di strumenti per esprimerti, e se hai delle crepe nel corpo, quella crepa diventerà luce. Questa parola, crepe, me la spieghi meglio in questo contesto? Allora, qui la crepa è la possibilità che filtri la luce. Altrove la crepa è invece quel crack che ti succede dentro e fuori, dentro o fuori, e che ti cambia, che cambia l'assetto delle due parti. Le due parti non combaciano più. Questo accade a tutti, immagino, ad alcuni in maniera più seria e più evidente. Qui invece da questa crepa passa luce. E tu vedi che avere una crepa significa anche avere una possibilità di scambiare con l'esterno, perché se sei tutto compatto e la crepa non ce l'hai, non scambi. E quindi questo è anche un prendere consapevolezza, accettarlo con più serenità, cioè ci vivi insieme? Devi. E allora cerchi il modo per farlo con bellezza e con luce e con gli altri. Non abbandonarti mai. Lasciarti andare mai alle bugie del vento, ai mostri che hai dentro. La danza che connette il corpo, la musica che connette la mente e tutta questa arte che connette l'anima. Non esiste un modo migliore per trasformare la bellezza in vita. Sai cosa c'è? È difficile stare dentro di te.